La scorsa settimana abbiamo navigato da Portoferraio a Porto Azzurro, fatto snorkeling in calette bellissime ed esplorato il paesino di Porto Azzurro seguendo il mio tour culinario. Oggi, dopo aver fatto spesa e rifornimento, facciamo rotta sulla selvaggia Isola del Giglio. Watching the stars and the city lights, right from the start, said we never grow apart, dear. Buongiorno amici, siamo partiti da Porto Azzurro, lasciamo l'isola d'Elba e ci dirigiamo verso l'isola del Giglio. Il tempo è bello, abbiamo vento non proprio a favore per veleggiare, ma comunque abbiamo la randa aperta, vediamo se gira di qualche grado riusciamo ad aprire anche il Genoa. Ci sono molti temporali intorno a noi, quindi speriamo che non ci becchino. Se ci beccano, pazienza, ci metteremo la cerata e lo affronteremo. Abbiamo davanti a noi circa 35 miglia per arrivare all'Isola del Giglio e poi ci sistemeremo in rada, in una rada che è protetta dai venti da nord-est e da sud-est, in modo, perché sono i venti previsti durante la notte, in modo da dormire un po' tranquilli. Ora vi faccio vedere tutto sul GPS, così avrete un'idea più chiara di quello che sto dicendo. Vedete, noi ci troviamo qui dove vedete questo simbolo della barca. Siamo appunto partiti da Porto Azzurro e ci dirigiamo verso l'Isola del Giglio, che è questa qui. Questa è l'Isola del Giglio. C'è un piccolo porto, ma non riusciremo ad entrare e poi preferiamo stare in rada, gonfiare il tender e poi andare a terra, e penso che andremo in questa baia qui, che appunto è protetta, questa qui, che appunto è protetta dai venti da nord-est. Ho preparato il pranzo, ma in realtà si è trattato solo di scaldare gli arancini o le arancine che avevo comprato al mattino. Poi mi sono messa fuori a leggere mentre navigavamo spediti a vela. Dopo qualche ora abbiamo iniziato a distinguere i dettagli della costa dell'Isola del Giglio. Poiché le previsioni meteo erano cambiate, abbiamo deciso di dirigerci dalla parte opposta dell'isola rispetto alla baia che vi ho indicato prima, con la speranza di trovare un ancoraggio protetto non troppo lontano dal paese.
Ciao amici, dopo una bella navigazione siamo arrivati all'isola del Giglio. Inizialmente volevamo dare ancora vicino al porto, poi abbiamo provato la baia successiva perché di fronte al porto non si poteva, quella baia era piena di barche e quindi abbiamo provato la baia ancora successiva che è questa qui. Abbiamo dovuto dare ancora due volte, la prima volta non eravamo certi che la nostra posizione andasse bene perché ci stavamo avvicinando un po' troppo agli scogli e quindi abbiamo dato ancora una seconda volta. Il fondale è prevalentemente di posidonie, quindi di alghe, dove l'ancora non tiene molto, e abbiamo cercato di centrare qualche banco di sabbia in modo che l'ancora prendesse. Sembra che abbia preso, vediamo quando arriva un po' di vento, incrociamo le dita, staremo sicuramente attenti. Siamo gli unici in questa baia, l'unica barca, quindi stiamo molto tranquilli, circondati dalla natura. Questa parte dell'isola è molto selvaggia, c'è soltanto qualche piccola costruzione verso la spiaggia, ma si è proprio in mezzo alla natura. E adesso ci godiamo un aperitivo per festeggiare questa bella giornata. Intanto il tramonto, il sole è tramontato dietro all'isola, ma le nuvole dietro di noi verso l'Argentario si sono colorate di un rosa bellissimo che rende la serata ancora più piacevole. Abbiamo preso un aperitivo, cucinato, cenato e ci siamo goduti la pace della rada ammirando le stelle. Ci siamo alzati presto e dopo aver ammirato l'alba ci siamo messi al lavoro per gonfiare il gommone, indispensabile per scendere a terra. Il sole è fortissimo, ci siamo svegliati stamattina qui in rada, così è meglio, stamattina ci siamo svegliati qui in rada all'isola del Giglio, non è arrivato nessun altro da ieri sera, quindi siamo ancora gli unici qui nella rada e è veramente bello, si vedono i banchi di sabbia, si riesce a vedere il fondo. Adesso abbiamo preso il caffè, facciamo un piccolo giro di snorkeling. Abbiamo anche già gonfiato il gommone in modo da poter scendere a terra e andare verso il paese, esplorare un po' l'isola dopo aver fatto il bagno. Vedete, dove l'acqua è più chiara è sabbia, mentre dove è più scura sono alghe e roccia. Come ci aspettavamo, il giretto di snorkeling è stato bellissimo. L'acqua cristallina ci ha permesso di vedere bene il fondale ed alcuni pesci. Dopo aver fatto la doccia, siamo saliti sul gommone e abbiamo finalmente provato il nuovo motore fuoribordo appena comprato, in sostituzione di quello vecchio che si era rotto l'anno scorso. Abbiamo attraversato entrambe le baie alla ricerca di un posto per saltare a terra, che non è mai facile da trovare. Per tutto il tragitto, e anche una volta scesi a terra, non sono mai riusciti a staccare gli occhi dall'acqua e dalla sua bellezza. Forever, 'cause I got the world.
sun, take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright, 'cause we don't want them all stressed out, running for the lines. A game they play, a thousand miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. Ci siamo poi diretti a piedi verso il paese e dopo circa mezz'ora di cammino ci siamo addentrati tra le graziose casette colorate di Giglio Paese. Se volete vedere una piccola gemma in mezzo al Tirreno, venite all'Isola del Giglio, è davvero magica. Dopo esserci riempiti gli occhi dei colori dell'isola, siamo tornati verso la natura, dove ci siamo immersi in tutte le possibili sfumature di blu. Abbiamo trascorso il resto del pomeriggio in rada e piano piano siamo stati avvolti dal manto stellato della notte. Rimanete a bordo nel prossimo episodio per una delle veleggiate più belle mai fatte verso l'Argentario, dove esploreremo il paesino di Porto Ercole.